Ringraziamenti e principali fonti bibliografiche. Questo possiamo anche saltare. Parte prima, dalla cellula all'Homo sapiens. Primo, la fecondazione, cinque telecamere nei punti cruciali, quella che seguirà è per così dire una cronaca diretta della fecondazione. Immagineremo cioè di seguire attraverso microscopiche telecamere situate in punti strategici tutto il processo che porta alla nascita di un nuovo essere. Sarà anche un'occasione per vedere quali e quanti ostacoli ognuno di noi abbia dovuto superare in questa primissima fase della vita. Scavalcando milioni di concorrenti e facendo affidamento sulle proprie forze, ma anche su una certa dose di fortuna per riuscire a portare a compimento un'impresa difficilissima. Per questo le nostre telecamere saranno posizionate nell'ovaia, nei tubuli seminiferi, dove nascono gli spermatozoi. Nella vagina, nell'utero per seguire la lunga marcia verso la fecondazione. Nella tuba ovarica dove avverrà infine l'incontro fatidico. È una storia che si è ripetuta miliardi di volte da quando esiste la specie umana. Una storia sempre uguale ma sempre diversa, perché ogni volta variano le situazioni e i protagonisti. L'affollamento degli spermatozoi soppressi intorno all'ovulo è rimarchevole la grande differenza di dimensioni tra l'ovulo e gli spermatozoi. Postazione numero 1, l'ovaia. Qui siamo in uno dei punti più preziosi del corpo femminile, l'ovaia. Ci troviamo in fondo alla tuba di destra. A sinistra abbiamo un altro ovaio uguale, il passaggio è quello di una liscia superficie. Il paesaggio, scusate, è quello di una liscia superficie, dove sta nascendo una piccola protuberanza, sembra quasi una minuscola collina che si gonfia a rallentatore sotto la pressione di una lenta tumefazione interna. È il gonfiore che accompagna la maturazione di un ovulo. Nella donna è generalmente ogni 28 giorni. Una delle due ovaie spinge fuori un uovo per perpetuare il rito della riproduzione. L'alternanza tra le due ovaie non è una regola sempre rispettata, a volte mediamente, una volta soltanto. Può esservi una doppia ovulazione che può dare origine a due gemellette eterozigoti. Cioè, gemelli non uguali. Una volta su 6500 vengono invece emessi tre ovuli, dando origine così a tre gemelli. All'interno della tua ovaia sono contenute, sin dall'età fetale, moltissime uova, 200.000, 300.000, tra cui quelle che una donna emetterà circa 500 volte nell'arco della sua vita. L'ovulo che stava maturando all'interno del suo follicolo è stato svegliato da un flusso di ormoni intervenuto 36 ore fa sotto il controllo del cervello. Questa scarica di ormoni ha fatto allentare i contatti che l'ovulo ha all'interno del suo follicolo, con le numerosissime, scusate, cellulette nutrici che lo circondano. Ora sta crescendo
e anche le cellulette si stanno moltiplicando. Dei fluidi nutritivi continuano ad arrivare in zona. E tutto questo preme sotto la superficie, creando un crescente gonfiore. Ogni mese 10-12 follicoli, scusate, cominciano a maturare. Ma uno solo vincerà la gara e porterà in superficie l'ovulo per la fecondazione. È interessante vedere come già in questa primissima fase si possa parlare di selezione naturale. In questa gara, infatti, vince quello che viene chiamato il follicolo dominante, che per affermarsi mette in opera una serie di strategie chimiche, nervose, ambientali, che impediscono agli altri concorrenti di emergere. Sarà questo vincitore, quindi sarà in grado di ovulare. Tutti gli altri sono destinati a fallire, a morire, e solo prima delle grandi selezioni che si succederanno, prima che l'ovulo fecondato si impianti finalmente nell'utero. In questa prima fase ve ne saranno infatti altre due ancora più drammatiche, quelle degli spermatozoi, solo uno sopravviverà sui 200 milioni di concorrenti, e quella della traversata della tuba, dove l'ovulo fecondato avrà più del 50% di probabilità di morire. Siamo a pagina 17.